proseguiamo un po' il nostro cammino ad Ascoli e ringraziamo l'organizzazione anche per questo nuovo tour di turismo esperienziale dell'autunno. Questo è un po' il tema con cui noi vogliamo cercare, ecco, anche insieme all'assessore alla cultura, di legare un po' il turismo all'esperienza che il turista può vivere ad Ascoli, quindi sia dal punto di vista delle bellezze storiche che dal punto di vista dei luoghi naturali che abbiamo. Quindi noi faremo tutto ciò che, insomma, è il nostro potere. Il sindaco ha dato un po' mandato a questa giunta di cercare di, come dire, rivitalizzare Ascoli dal punto di vista delle presenze turistiche, e questo sicuramente è un tema turistico di qualità e di, come dire, cercare di alzare un po' quell'asticella, come spesso abbiamo detto anche con l'assessore alla cultura, rispetto all'esperienza che, arrivando ad Ascoli, il turista può fare. Quindi, ecco, noi da questo punto di vista daremo tutto l'appoggio a questa organizzazione, ma anche a tutte quelle organizzazioni che si vogliono cimentare nel fare questo tipo di lavoro e questo tipo di turismo, anche cercando di coinvolgere le scuole, cercando di coinvolgere un po' tutti gli ISC. Da questo punto di vista ci stiamo già lavorando all'organizzazione di queste cose, perché poi, insomma, il nostro futuro, io lo dico sempre, ma non perché sono assessora pubblica istruzione, ma perché ci credo, e Donatella è sempre vicina a noi anche come insegnante, oltre che assessore alla cultura, che poi riparte tutto da lì, riparte tutto dai bambini, riparte tutto dai ragazzi, un nuovo modo di fare turismo, di fare storia, di fare cultura. E quindi, se riusciamo a legare questi temi, sicuramente poi il frutto finale sarà maggiore, sia per la città che per l'amministrazione, che per chi viene a visitare la nostra città e per chi ne vuole fruire.